proprio l'articolo principale. Certo, come vedete, questa è una umile ma onesta. Non per dire, guardate, gente onesta, di solito ci sta mio fratello Luigi che ha la fittata, un lavoratore. Ogni tanto l'arcangelo Gabriele viene pure qua, sbatte i piedi per terra, suona trombetta e dice che io faccio il figlio di Salvatore. Questa cosa non è mai finita, vedete, sono passati tanti anni, eppure mi è andato cercando e mi ha trovato in ogni casa che ho cambiato. Poi ne ho cambiato un bel po' di case, eh. Pensate che a volte traslocavo proprio nella speranza di seminare a Gabriele. Niente. Con la vecchiaia poi è pure peggiorato, ai piani alti gli hanno messo un cane vicino. Eppure il cherubino viene, entra Villa Bruno qua e viene qua a creare l'atmosfera celestiale. Fortunatamente, oddio, sfortunatamente, scusate, mio marito oggi come quando conobbi questi strani personaggi non c'è mai. E allora ogni tanto quando vengono gli offro pure il caffè per farli stare un po' zitti, calmi. Ma devo stare attenta però, perché come mi dice sempre Pilato, il paese è piccolo, la gente mormora. E mio marito, a casa è un leonista, la vedete, no? E lui sta cercando ancora lavoro, per smettere di fare il pescatore. E lo sapete cosa è cambiato nel mondo del lavoro dalla prima visita di Gabriele a oggi? Niente. Anzi, forse la situazione è pure peggiorata. Ma lui dice, non ti preoccupare, io trovo un lavoro, negli anni mi sono preso pure questo paio di lauree, ora ti faccio vedere. È andato in un posto, dicendo, io ho bisogno di lavorare, chi sta detto, guardate, noi abbiamo un lavoro, ma è uno stage. Risposto mio marito, ha detto, ah, la strage, come, Erode ne ha parlato pure a mia moglie, ma meglio di no, sai, che le povere creature. No, magari avete capito, ho detto stage. Cioè, voi venite a imparare, noi vi diamo un servizio. Venite a lavorare dalle 8 di mattina alle 8 di sera e per farvi imparare prima farete proprio tutto quello che si fa da noi. Cioè, avete proprio l'esatta sensazione di stare lavorando come gli altri. Ma mica è finita però, vi diamo pure un grandissimo rimborso spese di 200 euro. Mio marito all'inizio era contento, gli sembrava pure vantaggioso, si sentiva proprio uguale a quelli che lavoravano là dentro. Solo che poi a fine mese, quando arrivavano le buste con i soldi, si accorgeva che qualche differenza da sotto sotto ci stava. A fine stage però, i datori di lavoro erano contentissimi di lui, guardate, una cosa eccezionale. Pensate che finiti i tempi legati dello stage, che lo dovevano assumere per forza, subito, il giorno dopo, alla fine dello stage, subito gli hanno detto sei bravissimo, complimenti davvero, che ci manderesti qualche altro amico tuo per un altro stage? Però disse non sarene, chiudi un altro posto, dicendo... Ho bisogno di lavorare e chissà, guardate, noi teniamo lavoro, ma non è pagato, ma si tratta di lavoro buono perché ve lo potete mettere nel curriculum. Mio marito mo è una persona per bene, cioè educato, tutte cose, è riuscita a non rispondere come doveva, a ringraziare se ne è uscita. Ha detto no, a questo punto per scattare a casa umile. Però non si è reso, è andato in un altro posto e chissà, guardate, teniamo lavoro sì, ma si tratta di lavoro non budget. Era una bella vetrina, una bella esperienza, si fanno contatti, conoscenze. E che ci mangiamo noi? Contatti e le belle esperienze. Ma lui in per terra ha accettato, fino a quando ha capito che la vetrina da pulire in effetti era troppo rossa e quindi non e mica si è reso, però ha provato anche altre offerte vantaggiosissime per loro. Formule di lavoro. Il lavoro a propri giorni, per esempio. Lavori 8 ore al giorno sicuro. Giri in macchina, spese tue sicuro e guadagni forse una grandissima percentuale sui contratti chiusi. E poi il lavoro gratuito in prova. Come mio marito non è che sia proprio sveglissimo, però a quarto mese di prova, senza aspettare un momento, ha detto ma che non ha chiuso, cioè volessero provare allora a darmi una cosa di soldi. A questo punto per scassarmi a casa mia, umile ma onesta. Ma scusate, è possibile che a Napoli solo lavoro non se ne trovo, sembra un'altra parola vicina, ma da sta. Questa cosa già la gente però non mi ricordo quanto. Allora voi direte, ma si facessero tutti quanti a così, dei laureati, qua a Napoli non faticassi nessuno. E no, io invece rispondo, sì, non faticassi nessuno. Scusatemi un attimo, il telefonino, umile ma onesto pure questo. Ah, il signore. Buongiorno signore, sì. Sì, tutto bene? Sì, qua, insomma, sì, ragazzi, pure, ma adesso, ma... Gabriele, che ne sembra ancora qua, sì, non ha capito ancora com'è. Come? Volete mandare un altro figlio? Ma scusate, quello basso con le orecchie grandi, pieno di capelli, truccati... Ah, non era vostro...
Allora, mo che ce lo dice Anita Fede, ma non ci dice una cosa. Però in effetti ce l'avevamo caduti pure noi, abbiamo fatto del posto, 1,5 milioni di posti di lavoro. E vabbè, signore, mio marito è un pescatore, non è che si potesse... Ho capito, signore. Ma lasciate stare, non mandate a nessuno, qua già non c'è sta fatica. Se proprio dovete... Signore, ma per comando, ma si potrebbe avere un altro Massimo Troisi? Come? Ah, avete buttato lo stampo. Però da quando vedo quello del signore Basso l'avete conservato, lo usate ancora. No, signore, non mi sto lamentando. No, sempre si è lodato, signore. No, siamo benissimo, non ci serve niente, ci arrangiamo così. Grazie, signore, grazie. Strana pazzia è il paradiso, il forse esiste.